dire porco Livio? Ma che cazzo ne facci che? Ma porco Livio! Livio. Porco Livio. Ma porco Livio, si chiama Livio questo mostro? Porco Livio sì! Porco Livio! Se urlo un bel porco Livio, anche se non si vede perché non si dice. Fangulo a Livio! Che è spalmato
sei un pazzo, Togashi ha spaccassato il cazzo. E tu stai tardando, sfogliatore bugiardo. E mantieni un sopravvalutato, sto zappo purtroppo schivato. Mi buco di trama, che hai trovato il ciuccino che è stato ciucciato. Tutti i lampoli che hai spalmato, con tutti questi matti di video di me. Io ti immagini. Porco maci, i buchi di trama hanno rotto il mare. È ciò che ci ha tolto la palestra, ammorbato i tuoi letti, l'hanno inculcato. Sembra che lavori come un muro, quel cellulare mettilo al culo, quel cellulare mettilo al culo. E tu stai tardando, sfogliatore bugiardo. E manca lì un sopravvalutato, senza un purtroppo schivato. Il buco di trama che hai trovato, il ciuccino che è stato ciucciato. Con tutti questi matti di video, di media, di magi. Al canale, al canale sta marciando. E tu stai tardando, sfogliatore bugiardo. E ormai l'hanno notato, tu stai tardando. Sei uno sfogliatore bugiardo. Con tutti questi matti di video, di media, di magi. Arcanai, Arcanai. Ciao a tutti, siamo tornati, belli, bene o male vivi e brutti. Purtroppo tornano pure lì. Che freddo che fa, ragazzi. Ammazza, oh, ma fa freddo davvero. È arrivato l'inverno, è arrivato l'inverno. Allora, che sei dei Livio, che fai schifo. Io, che c'è sta, Manzo? Cosa c'è? Cosa c'entra? Ha detto Manzo che c'è il 35% di sconto. Ah, l'ha detto a me perché è Livio il suo. Grandi team, sconti, giusto? Per chi non ha 5 abbonamenti. Mai più con Livio, Vic. Approfittate. Davvero, si è divertito un sacco, non potete capire. Ah, ma Smediologo. Contentissimo. Ma Smediologo, non ci siamo. Cosa? Perché io faccio sempre la mia solita rassegna stampa di Hunter Hunter. Per vedere se il capitolo ce l'ho tutto, perché mi è successo che a volte non mi salta e mi toglie delle pagine. Certo, ovviamente lo fai per quello. No, ma non lo leggo, cioè non so niente. Però li più preparate, perché. Ma ogni settimana tanto è così. Ma ho visto due pagine. Ma quindi non faccio. Ti dico livello cinese. Non vuoi fare riassunto manco settimana? Ci sono le pagine a livello cinese. Cazzo, ma Smediologo è una merda. Ragazzi, livello cinese, greve. Ragazzi. Allora, io sono rimasto chiuso dentro l'ascensore due volte nelle ultime 12 ore. Grande il Pacottino, il numero uno Pacottino. Il Pagu, sei per me? Grande Pacottino. Il numero uno. No, io non posso venire meet and greet, è cringe. Lo so, Pacottino. Livio, tu l'hai letto. C'hai ragione pure tu, Pacottino. Ma non era cringe in realtà, cioè. Bella Brendina! Grazie Brendina per sei il tornata 3. A casa sana e salva. Grazie mille. No, ma Livio, tu l'hai letto. Livio non vuole. Grazie Pancaster. Ciao Panca. Bella Panca. Grazie mille. Per il settimo mese. Bravo, Panca. Slurposissimo. Il tuo incubo? Calcola che allora ieri sera quando siamo tornati tipo alle 3 del mattino prendo l'ascensore e arrivo al mio piano. Ah, no, ma mo Smediologo, vai tranquillo, le verità verranno tutte fuori, vai tranquillo. Ecco. Le verità di Livio. Le verità, mo vuole diciamo le verità. Vai. Prego. No, ma Smediologo non credo. Prego. Lì è cattivo, sì. Allora, sono rimasto chiuso nell'ascensore ieri notte alle 3 e sono arrivato al mio piano ma non si apriva la porta. Sono rimasto un po' là e non sapevo che fare. Ho scritto pure a loro. E come poi, se noi potessimo fare qualcosa. Cioè, Poi ho cominciato a provare a schiacciare tutti i pulsanti e a un certo punto è ripartito l'ascensore e mi si è aperto al piano di sotto. E poi sono tornato a piedi al piano di sopra.
oggi esco. Hai avuto la genialità di riprendere. No, vabbè, oggi esco, chiamo l'ascensore, mi si apre. Quindi dico, vabbè, l'hanno aggiustata, è stata una casualità, non lo so. Quindi entro in ascensore, schiaccio zero. Livio, tu l'hai letto. Non parte. Grazie Redox. Bella Redox. Non parte. Non parte, mi incazzo. Però a quanto pare c'erano i tizi della manutenzione dell'ascensore. Perché evidentemente qualcun altro la mattina ha subito le mie stesse sorti. Quindi hanno chiamato la manutenzione e a quanto pare pensavano di averla risolta. Invece mi sono ritrovato chiuso, è arrivato il tizio e ho fatto: ah, non funziona ancora quello di sotto. No cazzo, non funziona ancora, io sto qua dentro. E quindi niente, poi mi hanno tirato fuori e sono sceso a piedi. Sono molto contento. Brava tecnologia, brava tecnologia. Allora, oggi racconteremo un po' di cose della Games Week, vedremo anche un video. Ah, vediamo il video? Vabbè, sì, dai, perché va no? Bene, va bene, si può vedere un video. Ma prima, allora ragazzi, ieri sera sono saltati un sacco di altarini, ok? Ma proprio un sacco, e mi si è aperto un mondo, ok? Allora, devo dire che Livia è molto ingenuo. Allora, ora so che questa cosa andrà contro il canale, ma non me ne frega un cazzo. Grazie Marcio. Bella. Esatto. Bella Marcio. Marcio proprio come quest'essere qua col cellulare. Ma io rivendico la modernità. Perché dovete sapere una cosa. Allora, diciamola così, che un sacco di volte in cui qualcuno ha detto no, Livio non vuole a degli utenti, è lui che lo dice, non io. Quindi quando avete scritto: senti, ma si può fare questa cosa, e vi è stato risposto Livio non vuole, Livio non sa niente, è lui che si vuole scaricare la coscienza buttando merda sul sottoscritto. In realtà è e ora ho capito perché la gente dice: porco Livio, ti immagini, perché lui farà: io guarda, ho fatto tutto il possibile, ma Livio non vuole. Merdoso, schifoso, lezzo, putrido. Io sono molto curioso adesso di fare appunto il riscontro empirico per vedere se effettivamente Livio vuole. Ma almeno chiedimelo, no? Per rispondere, vabbè, Livio non vuole. Ma no, è giusto, efficienza. Cioè, se ha capito che Livio determinate cose non le vuole, dice direttamente Livio non vuole. Che schifo, io mi sento sporco. E devo dire che in realtà io fossi in te questa cosa me la terrei, perché stai vivendo in questa illusione per cui la gente dice porco Livio, insulta Livio per questa cosa. Chissà quanto te l'ha fatto. No, ma rimani in questa convinzione che secondo me è un'ottima bolla in cui tu riesci a convivere con te stesso. No, non, guarda, non far dimostrare che questa cosa non c'entra niente. Vuole. Guarda la parte positiva del discorso. Sei uno molto influente. Cioè, nel senso, Livio non vuole, vuol dire dipendiamo da Livio. Mi fa molto ridere sta cosa, come se fossi il despota totale. No, ma smediologo, no, quello lì Livio non vuole, te l'ha detto pure in live. Ti ha detto col cazzo. Quindi no, nel tuo caso è Livio non vuole. Allora, Livio non vuole, ma Livio non è l'unico che non vuole. Cioè, questo è il concetto. Bravo Edoardo Poggio. Che cosa? Vai, rispondi Edoardo Poggio. Una volta Maggi mi ha contattato su Ben 10, Maggi 2 settimane dopo mi ha detto che io non volevo. Di conseguenza è Maggi pazzo che se la canta e se la suona. Sì, assolutamente sì, ovviamente. Allora facciamo una live su Ben 10. Il top o flop su Ben 10. No, questa io cosa, non so se, niente. Sei scorretto. Io non so niente. Sei scorretto perché l'ha scritto sul gruppo. Si è scritto sul gruppo e tu hai detto: ma chi se lo incula Ben 10? Quindi io ho già detto Livio non vuole. Vedi che comunque c'è, nel senso. Ma tu hai una tua personalità. No, io quella su Ben 10 la volevo fare. Era il Ben 10 che cosa. Livio non vuole. No, spiegami Ben 10 che cosa sei di Ben 10? No, io niente, la facciamo come abbiamo fatto in stile Digimon. Ma devi dire, cioè siamo in tre che non sappiamo niente. No, non di è ben vero, 10. C'era Asso quella volta. Vabbè, oddio, su Digimon qualcosa. Sì, ma i Digimon è una cosa estetica.
No, che vuol dire? Tu la spiegazione del perché il personaggio X è fatto in quel modo particolare. Come che hai fatto quei Pokémon? Ah, se è una cosa estetica è si venuto fare. Lui a chiedermela, oh, per forza voleva. Attenzione. Tu hai chiesto una live su Ben 10. No, perché ne volevo fare in serie alcune, cioè che erano, che ne so, Digimon, allora, Ben 10, tu sappi Gormiti. Che questa cosa io non la sapevo. Cioè, nel senso, lui è andato di sua spontanea volontà per poi dire Livio non vuole. No, poi gli ha chiesto su Ben 10 e chi sono culo a Ben 10 e andava, Livio non vuole. Vabbè, comunque, in generale, sappiate che io su queste cose ne saprò il 10% di quello che devo dice dire, devo dire, è molto comoda la vita di Livio. Allora, se gli scrivi non ti risponde, se scrivi a qualcun altro, poi quel qualcuno chiede le cose a Livio e gli dici guarda Livio non vuole, dice no, ah, no, io, ma non so niente. Io me le prendo le responsabilità. Cioè, quando se Mas viene da me e mi dice senti, ma la volete fare doppia live di Hunter Hunter durante il pomeriggio? Io dico no. Ovviamente, no, attenzione. Però almeno lo so. Però almeno lo so, cioè sono io, non dico Maggi non vuole, io dico Livio non vuole, perché io parlo per me, non parlo per gli altri. Ma tu comunque sia non potresti mai dire Maggi non vuole perché... Livio tu l'hai letto. Parli. Grazie King. Bella King. Bella stronzo, bravo. Tre volte bella King, bravo King. Poi comunque tanto la faremo fondamentalmente perché alla maratona è solo Livio farà. Bravo Edoardo Boggio, visto, tutto torna. Non è vero, non è vero, cioè, sono degli scherzi. Diciamo così, non hanno le spalle talmente grandi, cioè ce le ha solo fisicamente, non hanno le spalle grandi per prendersi le colpe, me le prendo io. E io sono così, tipo, cioè, avete presente il meme del tizio che si mette davanti al letto, così, si mette così, si prende tutti i colpi, sì, sono io. Io. Grazie, Duco. La stessa resistenza, bella Duco. Beh, a quanto pare sì. Grazie mille. Bravo Livio. Allora, tu non poi sei l'eroe che meritiamo, però quello di cui avete bisogno, certo. Sei un cavaliere oscuro che si prende le colpe senza avere i meriti, perché è quello che permette. Sei un po' il cavaliere oscuro effettivamente. L'uomo ma Livio... ne parleremo domani sera. Sei l'uomo Liviorello. L'uomo Liviorello è tanta roba. È importante l'uomo Liviorello che si prende le colpe per far sì che Jim Gordon ne esca pulito. Ad esempio, guarda, no, ti faccio un esempio di questa dinamica. Aspetta. Livio è... Beh, allora chi la voleva fare sta live di Ben 10? Su Ben 10 non me ne fregavo un cazzo a me, allora. Ma no, era un esempio. Ah, era solo Maggi. Che cos'è? Non ho capito. Livio, che cazzo? Attiva sti neuroni. E che devo. Che c'è da capire? Non ho capito. Cioè, che ha risposta capito, è? Questo è un Livio non vuole. In cui non ho scritto Livio non vuole. Questo è un Livio non vuole. In cui non ho scritto Livio non vuole. Quindi però è una prova. Vuole. No, non riesci neanche a capirlo, cazzo. Non ti meriti. Non ti meriti le spalle larghe della gente. Perché non vuole? Perché non vuole lì? Dio, sto morendo. Mi prego, semplicemente aiutare. Cambiare il giorno di una live. Non è Livio non vuole. Cambiare il giorno di una live. Non è Livio la vuole fare, non in quel giorno. Cioè, che vuol dire Livio non vuole? Beh, bisogna vedere se quella persona c'è in quel giorno, però. E se c'è, qual è il problema? Puoi dire, guarda, Livio allora, dice allora, martedì è troppo presto. La gif con lui che si prende in faccia il cazzo è a significare che non è molto contento di questo cambio. Boh, io da quella gif non capisco. Ah, non hai capito niente. Da questa no, gif? C'è un Pikachu con un pisello davanti. Forse... Boh. Forse sta a significare che è un problema. Mamma questo mia, cambio. Livio, comunque queste cose che non fanno veramente ridere, Livio. Cioè questi meme che non fanno. Ma io ridere. Quello non l'ho capito manco, quindi vabbè, ho capito, raga. Non è che bravo Livio. Va bene, comunque, vabbè, quindi sappiate quando Livio non vuole una volta su 10 potrebbe essere vero. Le se altre su 10 per completezza so, la faccia di Pikachu è sconvolta. E comunque diciamo che tendenzialmente è una mezza verità, perché la realtà è che non vogliamo, però Livio non vuole, perché va bene. Sì, leggerlo con animo differenti per vedere se cambia. Va bene.
Va bene, sì, sono un martire massmediologo, ma me lo accollo perché sono l'unico che riesce a sostenere tutto ciò. Comunque, detto questo, spalle larghe, no? Detto questo, vogliamo vedere prima i linkini? E linkiamo, dai, linkiamo e poi il video. Ah, i linkini sono fighi perché sono collegati, vai, veloce, dai. Questo mi piace. Allora, per chi non lo sapesse, il 1° dicembre ci saranno, diciamo, le rivelazioni dei nuovi partecipanti, dei cantanti a Sanremo. Livio, tu l'hai letto? No. Ciao, Kid. Grazie, Kid. Però che cosa succede? Che per l'appunto, così come l'anno scorso, ti ricordi che polemica ci fu l'anno scorso? Beh, ce n'è stata più di una. La SED, perché la SED veniva considerato un gruppo, la SAD, sì, un gruppo non propriamente family, sì, family friendly, come dicono quelli fighi. Soltanto che quest'anno diciamo che il Kodakon si è rincarato la doce. Cioè, ok, l'anno scorso avevamo fatti mettere questi sul palco, anche se nelle loro altre canzoni sono un po' così. Quest'anno va attaccato al cazzo. Quest'anno che c'è Tony F che dice: prima me la scopo, poi la passo a Sfera, poi la passo a quell'altro che fa il giro, che sa scopa pure la nonna di mia cugina. Allora, no. una cosa, questo lo dico per la live in generale. Ogni tanto mi piace andarmi a rivedere dei pezzi di live. E non puoi toccare così tante volte il microfono. È veramente. E lo stai facendo anche mentre te lo dico. No, ma perché è questo che suona. Se non suona, non si sente. Vabbè, no, ma si sente un casino sempre. Cioè, io ti giuro, c'è stata una live, non mi ricordo, forse il GDR, in cui era insopportabile. Cioè, non si capisce un cazzo. Ci sono dei momenti in cui si sente solo tonk, 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 tonk. O no, ragazzi? Vabbè, ma la live del GDR. O no? O no? La live del GDR. Vero. Cerchiamo di mantenere sto microfono e tenerlo in una posizione umana e lo lasciamo lì. Livio non vuole, sono d'accordo. Livio non vuole. Non sono d'accordo, vabbè, sti cazzi di Livio. Comunque, che succede? Che per l'appunto il Kodakon con segreto, sì, questo no, eh. Posso fare una domanda? Lui e tutti gli amichetti suoi, questo fa... No, Ma qualcuno se l'è mai filato il Kodakon? Cioè, nel senso... Cioè... I vecchi? Oddio, cioè il Kodakon dovrebbe essere... Sì. No. No, a quanto pare cosa? Cioè, qua non c'è scritto che non ci sarà. Cioè, attenzione, capiamo bene quello che c'è scritto. Saremo il Kodakon diffida Carlo Conti alla Rai. Daspo per Tony F, 3 per sessisti. E poi ci deve essere la risposta di Carlo Conti alla Rai, che può essere: Kodakon, chi ti si incula? Cioè, nel senso, non è... Kodakon è la... oddio, non mi ricordo di preciso come... come si dice, ma fondamentalmente è l'ente che dovrebbe tutelare i consumatori. Correggetemi se sbaglio. Sì. Comunque, io sono d'accordo, fuori dai coglioni trapper, i rapper e tutta sta feccia. Fuori dai coglioni! Fuori! Però si è già alimentata la polemica, ancora prima che escano i cantanti. Lo sai perché? Perché... Vanno esclusi a prescindere, sei un trapper, fuori dai coglioni! Chi condurrà quest'anno il Festival di Sanremo, Livio? Non lo so, Carlo Conti. Lo conduce Carlo Conti. Bravo, Livio. Grazie. Livio non vorrebbe. No, Livio vuole. Livio vuole Carlo Conti. Livio vuole. C'è un problema su questa frase che hai appena pronunciato, lo sai? Perché come tu mi insegni, Carlo Conti, oltre a essere il presentatore, è anche... Cioè, anzi, diciamo, non è Livio vuole. Livio non gliene frega un cazzo. Quindi Livio vuole e non vuole allo stesso tempo. Sì, fate come vi pare. E questo è un problema. Perché tu mi insegni che Carlo Conti cos'è oltre ad essere il presentatore? Come ogni presentatore ogni anno? L'organizzatore. Direttore artistico. Vabbè, l'organizzatore. Bene. Questo crea un problema perché Carlo Conti sta... Vuole i trapper. No, Carlo Conti sta creando... No, sta creando una linea artistica del festival. Sta creando una linea artistica che è un po' improntata un po' al ritorno al passato. Beh, bello. Dipende. Oh, finalmente così non si incula più nessuno sto Sanremo. Esatto. Ma qual è il problema? Che per l'appunto... Guarda, che passa sta storia che Sanremo... Che per l'appunto Carlo Conti vuole riportare in auge un po' un Sanremo diverso da quello di Amadeus. Quello suonato con gli strumenti veri, tipo. No, più che altro la tipologia di cantanti che richiama pubblico di una certa età, quindi escludendo una fetta grossa di mercato, mentre tutti quanti hanno elogiato il signor Amadeus perché ha riportato i giovani
Beh, il futuro dei giovani. Il record di ascolti ha rialzato Sanremo in una maniera incredibile. Perché ha riportato i giovani, sì. No? I giovani a Sanremo. Carlo Conti, attraverso quella che è un po' la sua direzione artistica, potrebbe fare un voltafaccia e riportare un po' persone grandi a Sanremo che non hanno apprezzato la SED che fa così. Quindi, chi è che c'ha ragione? Che facciamo? Andiamo contro quello che ha fatto Amadeus, però Amadeus è stato molto bravo in quello che ha fatto. Grazie, ciao, Jess. Jess. Ciao ragazzi, mi siete mancati. Vi voglio troppo bene. Ho visto che Togashi era alla Milano Games Week. No, regà, no, hanno ingannato tutti. Raga, i suoi ma disegni. Voi pensate davvero che Togashi vada in giro Togashi per il mondo? Ma quando mai si è arsa da sedia? Livio c'era Togashi. Il disegnatore di Hunter x Hunter, che non era Togashi, era il disegnatore dell'anime di Hunter x Hunter. E questo è stato un trick che si è lasciato un pochettino fumoso apposta, secondo me. Sì. Perché c'era un gente ogni tanto passava, guarda, ma che è davvero se veramente Togashi. Allora, io ve lo dico, se veramente Togashi andasse per le fiere a fare gli sketch, io lo ammazzo. Perché no, non è possibile che non lo fa nel suo manga e lo fa facendo gli sketch, no. Io lo uccido. Seduto su una sedia di merda a 10 ore. No, e poi non mi venire a dire il mal di schiena. Quindi, meno male che non era lui. Perché se no, gli portavano una sedia speciale con cuscinetto. No, se fosse stato lui, avrei eliminato tutti gli altri per essere l'unico. Vabbè, comunque, diciamo che in conclusione, io faccio una proposta. Io faccio una proposta a Carlo Conti. Cioè, se vedi? Ecco, si vede, vedi, è pronta a presentare una denuncia in procura, Io sono per induzione alla violenza sulle donne. Io sono assolutamente pro Carlo a riportare fuori Sanremo all'oblio. Cioè, che se lo guardano i 50 più, non mi rompono i coglioni la settimana di Sanremo a me che sto facendo altro, perché tanto io non me lo voglio vedere uguale. Quindi io sono assolutamente pro a questa cosa. Se invece volete continuare a stare sulla cresta dell'onda, secondo me di Dark Odacons non solo Kit se fila con questa storia di Tony F, ma mo al posto mio lo faccio condurre a Fedez Sanremo. Bello, bello. Fedez conduce Sanremo con Tony F artista, secondo me facciamo i big ascolti. Cioè, ti è direttore artistico, so preso. Temo che la Rai non sia Vi faccio fare un sacco di sordi. Temo che i cinquantenni non siano di questo avviso. Non solo. Ma chi? Dai, cinquantenni non. Va bene, va bene. Dobbiamo proteggere i bambini. Sì. Non solo. Non il Codacons invia le ragazze che partecipano, qualora ci fossero donne che accettano l'invito artistico e che partecipano, a non partecipare al festival, questo dice il Codacons, se ci sono dei trapperini che attraverso le loro canzoni inneggiano la violenza sulle donne. Giusto. Io la farei al con, cioè, bella ma questa secondo cosa. Me non è, allora posso dire sta cosa, la violenza sulle donne che inneggiano alla violenza, punto. Ma vaffanculo, ma perché mi devo sentire quel tizio, gli sparo sulla schiena, gli brucio il cadavere, gli do fuoco. Ma Livio, ma quelle arti non puoi giudicarla Livio, così. Facciamo no, un bel club, vaffanculo, mi hanno rotto il cazzo. Facciamo un bel club sui testi delle canzoni trap. Sono tutte uguali, tutte. Te e io c'ho i soldi e tu non sei nessuno, quando in realtà il trap dovrebbe io vengo essere dalla io strada. Vengo dalla strada, però io adesso c'ho i soldi, io te faccio questo, bene, io mi scopo le tipe, io faccio io lo uccido, io gli sparo, io sono stato in galera, non sei figo. Sei un coglione. Tra l'altro a Elia cosa baby. Infatti quello non parliamo. E è bello, facciamo un bel club, i testi trap sono il male assoluto, aboliamo la trap. Vabbè, non sono per l'abolire la trap. Io sono per non ascoltarla. Bello non ascoltare la trap. Che adesso, è diverso. Adesso ti porto un trapperino. Ognuno può fare quello che vuole. Ce l'avete un amico trapperino da portarmi? Mi fate contattare da un amico trapperino? Viene direttamente Sacci, ha detto. Ma perché Sacci tu sei ditemi una data e ci sono. Cioè tu vieni in quanto cosa? Non ho capito. Immagino in quanto difensore, perché sì, da vabbè, ho capito, è difensore, qua, ma di che senso? Difensori della trap ce ne sono pochi. Servono i difensori, non gli attaccanti. È al contrario del Blue Lock. No vabbè, cioè magari lui non viene in quanto trapper, ma in quanto tipo Yormanno è un produttore. In questo senso, cioè, io sì. Vorrei proprio parlare con un trapper che scrive testi. Mi piacerebbe proprio, cioè, quei famosi intesi in culano. No, difensore, vedi, non faccio trap. No vabbè, per carità. Però vabbè, proverò a contattare. Io non faccio trap. Ma sì, no, a parte che se avete qualcuno
che è disposto a venire un trapper, magari anche un trapper emergente, Ah, posso dire, sarei curioso. Posso dire rapper emergente, così possiamo riuscire a convincerlo a smettere. Hai visto? Perfetto. Posso dire al DJ di Hunch che mentre c'era Kokeshi lì nei divanetti non avrei messo le canzoni di Rovazzi. Vabbè, ma fa ride, secondo me pure. Quanti anni fa si sono lasciati? Dai, su Porella, cioè. Io sono un trapper, va bene Johnny, d'accordo. Va bene, poi. A tal proposito, Livio, te lo ricordi lui? C'hai 28 anni, c'è manco un chain. Sì. Lui è diventato famoso in primis per un evento. Lui è un altro che basta. Martina, tu sei una trapperina, Martina, tu scrivi testi trap, Martina? Veramente sta... Io perché poi in realtà, guardate, cioè, Martina, questi tizi per fare i fighi poi le cose le fanno davvero, perché fa figo, capito? Accoltellare un tizio, sparare, poi dicono no, è arte. No, figo. Però se poi lo fai nella vita reale non è più arte, lì diventa realtà. E più le cose che scrivono diventa realtà, più dal punto di vista delle persone sono fighi. E questa cosa è una merda, è una merda, svegliatevi. L'andare contro la legge non è da figo, è da idiota. La legge è fatta per tutelare voi stessi, ok? Ciao, le persone che vi stanno intorno. Non è una limitazione, io so figo se vado contro la legge. Poi ovviamente ci sono delle cose che vanno cambiate, per carità. Però in generale non sei figo se accoltelli uno, ok? Sei un coglione. Perché sei rimasto all'età della pietra. Uga, io macete, io attaccare. Pum, io non parlare, io colpire. Donna, io scopare. Ah, non amare. Mamma mia, oh. Complimenti. E questo è il livello culturale. Adesso io chiamerò un po' di rapper. Martina, una cosa. Perché Sfera e Basta con 2B è di Milano. Cioè, questa cosa a me fa impazzire. Io non ho mai sentito una canzone. Però Sfera e basta deve essere al massimo entro 30 km dal Colosseo. Se no non ti puoi chiamare Sfera e Basta. Razzista cosa per l'uomo di Neanderthal. Bah. Vabbè. Ok. Va bene, quindi 10 anni per tentato omicidio. Esatto, vabbè. Però è già arrivato al dopo. Lui sai perché è diventato famoso? Perché è diventato famoso? Te lo ricordi? Stava pure al Cerbero lui. Per coso? Per social boom. Gli ha tirato una pizza in faccia. Niente, il multiverso. Ah, ma è quello che ha minato. È lui, è quello che gli ha detto entra vestito nella vasca. Ah, ammazza. Il bulletto, ammazza, un bulletto. Quindi è reiterata la violenza. Ok. Poi succede che per l'appunto... Poi io te sto a venire a menà. Se chiami la polizia, sei un amico delle guardie. Vaffanculo, certo che la chiamo la polizia se mi viene a menare. Coglione! Ma che ragionamenti sono? Sei un boomer, Livio. Ma certo, sono un boomer. Mamma mia, guarda. Succede che per allora, generazione buttata. Aspetta, vorrei però... Adesso Livio poi esagera, però... nel momento in cui... il paragone che adesso ho letto in chat con i videogiochi. I videogiochi non rendono. Livio non vuole. Non rendono la stessa immersività della persona che vive quell'opera come un cantante che diventa il tuo idolo, che cantando ti racconta determinate cose. È diversa la perciò. Adesso, quanta gente... Vabbè, dai, che poi succederà la cosa. Vabbè, è una mia opinione, ragazzi. È una mia opinione. Secondo me è molto più semplice che un ragazzo provi a emulare un trapper rispetto a provare a emulare il tizio dei COD, ok? Poi è una mia opinione. No, ma qual è la differenza? È che uno poi le cose questo, le fa nella vita reale. Detto questo, le fa veramente queste cose. Detto questo, appunto, il problema poi nasce nel momento in cui queste persone che dovrebbero fare arte, eccetera, eccetera, ma che magari poi dovrebbero combattere
questo tipo di cose, anche perché se tu fai arte su un determinato ambito e non sei d'accordo con quella cosa, è perché stai facendo magari satira, critica, e quindi poi dovresti essere attivamente contro determinate cose. Se poi invece le fai davvero, non so se le hai anche già fatte, ma sicuramente le fai, e attenzione, lui non è uno, non è il primo, c'è quell'altro, com'è che si chiama, Rondo, c'è un problema, no, che Rondo, Boso e Baby Gang. Sì, Baby, vabbè, Gang è... tutti questi che se picchiano, se, cioè, fanno la canzone, una delle canzoni più famose di Baby Gang è "Tengo solo una mentalità, o mi spara o gli sparo". Grazie Lip. Ma guarda, bella, allora, Lip, io ripeto, se rimani nella canzone, oh, No, perché, beh, vabbè, il problema è che poi questi qua, quello che dicono è quello che pensano davvero. Cioè, un conto è fare un'opera di fantasia, un videogioco. Non è che i... Grazie Righi. Non è che i creatori di COD poi li vedi che se sparano davvero. Livio, qui ti sbagli. Spiegami. Cioè, i creatori di COD non si sparano davvero. Invece questi qua ti fanno capire che per diventare come loro, quindi creare l'idolo, devi fare queste cose. Ed è per questo che poi vengono emulati, perché poi ti dicono: visto, io facendo così c'ho un sacco di soldi, cioè le mie schiave personali, gli do la pacca sul culo. No, ma infatti, cioè, cominciano a essere un po' troppe le persone di questo stesso ambiente, molto famose anche, che finiscono dentro. Quindi non, cioè, è evidente che ci sia una qualche tipo di correlazione. Cioè, direi che la dinamica, vabbè, ma so solo canzoni, è un po' fragile, no? Cioè, cerchiamo di renderci conto pure che effettivamente forse un problema esiste. Ma fate il nightclub? Sì, però voglio fare con un trapper, perché se poi rompete il cazzo, no? Devi invitare una persona che pratica gli sport. Quindi, cioè, la farò, contatterò almeno dei trapper. Trapper grossi non verranno mai, sia ben chiaro, però... Anche qualche ragazzo emergente. Ma davvero, se c'avete un trapper emergente che vuole venire, comunque non è che sono tutti così. Mettetemi in contatto con lui. Io dico quelli che conosco, diciamo la maggior parte. Non sì, tutti è lui, perché ci può essere anche uno che fa trap che in realtà è onesto, nel senso, tranquillo da questo punto di vista. Però diciamo che è dirompente questa dinamica in questi generi musicali qua. E Livio, non hai capito, Baldacchino ti sta dicendo che lui, come altri, è cresciuto con il mondo della trap insieme ai suoi amici. No, rap. Vabbè, No, è diverso. Beh, oddio, alcuni pezzi rap. Vabbè, ok, però... Non so se ascolti Get Rich or Die Trying di 50 Cent. Dove va bene, però quella è una cosa più lontana da noi. Cioè, nel senso, in Italia... Dunque è colpa della società, Livio. No, ma attenzione, io non sto dicendo che chi ascolta trap poi... se mette a fare le cose che no, dicono. No, chi vuole diventare trapper? No, è il messaggio che ovviamente può attecchire come non può attecchire. Se il messaggio rimane un messaggio di fantasia, ok, fai una cosa talmente assurda, tipo appunto le partite a COD, che non è che lo fai tu. Il problema è quando poi ti dicono: guarda che io sono diventato famoso perché ho fatto sta roba, perché io faccio sta roba, perché se lui dice io quello lo accoltello e poi quel tizio lo accoltella davvero, è un problema, non è più fantasia, diventa realtà. Capito? È quello la sottile differenza. Però, vabbè, questa poi è una mia opinione. Ma c'è sempre qualcosa che è visto come il male, io sono d'accordo. Cioè, appunto, come diceva quello, sono rompiballe, sì. Il metal, là diventano satanisti. Io però, quando ero piccolo, in Italia, attenzione, perché poi in America è diverso, però in Italia io non mi ricordo una serie... di rapper finiti al gabbio per aver fatto cose estremamente grevi quando ero piccolo. Poi magari invece in America sì. Ho detto in America, no, un altro discorso, sì. Sto parlando dell'Italia, capito? Quindi stessa cosa con il metal prima. Io in realtà lì solo per storia, perché non ho vissuto il periodo metal quando ero già in grado di intendere e di volere, e quindi per l'Italia a me sembra che questa dinamica è più un problema di altre che l'hanno preceduta, ma anche perché diciamo che le condizioni esterne alla musica diventano parte integrante della musica e del personaggio, perché poi se no, raccontando la tua vita, lo screzio con Tizio X
non so, Fedez, Tony F, in cui se le mannano a dite, quella si ha scopato con non me, che, non devi ha, toccare che ha scopato con l'altro, microfono, che ha scopato con lui, è perché effettivamente poi loro ricercano situazioni di questo tipo per poterne parlare, e appena si crea una scintilla la alimenti, perché sai che la scintilla alimenta. Ma finché rimane un dissing così, c'è sta. No, ma il problema è se poi dissing, quando si incontrano questi per strada, certo, c'è qualcuno che fa qualcosa di greve, allora lì non stiamo più parlando di testo, no, però, di fantasia, ciao, stiamo parlando di realtà, e questo è un problema. E poi per la questione di emulazione, diciamo, della violenza o diciamo inneggiamento alla violenza sulle varie opere, secondo me è tanto più pericoloso quanto più le persone si immedesimano facilmente. Per dire, secondo me è pericolosissimo che uno streamer, Livio, di che cosa vuoi che parli? O uno streamer o uno youtuber facciano determinate cose, perché la gente, cioè, li vede come loro. Cioè, no, se c'è un film in cui uno abusa di una donna, e se c'è uno streamer che abusa di una donna, anche per finta, fanno uno sketch, okay? È diverso, secondo me è diverso, ok? E è molto più probabile che venga recepito nel modo sbagliato lo streamer, sì, rispetto al film. Qua quando c'era Pips, me, che corona i cantanti, sacrilegio, guarda che c'è, cioè, questi, cioè, stiamo a livelli oltre per quanto mi riguarda, però non è nel contesto in cui sono abituati a vederlo, è quello che fa scalpore, capito? Allora, fa parte dello stesso problema, in teoria ti posso anche dire di sì, però poi a livello pratico no, cioè a livello pratico dipende l'effettiva influenza sul mondo che c'è, perché comunque sia in qualche modo un racconto anche di cose che non siano tutte carine e coccolose è giusto che ci sia, a mio parere, per una questione di conoscenza. E quindi devi capire quando poi quel limite che metti arbitrariamente viene superato. Poi se stai borderline ancora, a mio parere ci sono cose che stanno molto fuori scala e che su cui stare a discutere. Sì, cioè, ma mo lo facciamo, Duco. Se c'hai un amico trapper, mettilo in contatto con lui. Qualcuno che diceva, non qualcuno, l'utente, qualcuno, non mi ricordo chi, che ha scritto: e allora di che cosa devono parlare? Allora, intanto tu puoi parlare veramente di qualsiasi cosa anche facendo trap. Ma io sono rimasto indietro, magari persone che comunque hanno sbagliato, però, che ne so, Changes di Tupac, che parlava di un problema importante razziale. Sì, ma parte, cioè, sempre dalla tua, no, vita. Però, sì, no, però, no, però per dire, no, però aspetta, ci stanno tanti... Tu vuoi tanti... parlare della stessa cosa in maniera diversa. Vabbè, Johnny, chiamamela amici tuoi, andava molto, molto andare contro la politica, che non va bene su alcune dinamiche. Ah, puoi parlare da mare. Non c'hai capito un cazzo. No. Non è che nella trap puoi parlare soltanto di un argomento, c'è sempre un testo, no. Cioè il testo può essere un testo di qualsiasi cosa. Non hai capito, cosa. Credo che la differenza intrinseca sia che il rap ha un modo di scrivere e di fare che non è quello della trap. Perché la trap è, da un certo punto di vista, una sorta di degenerazione del rap. Ergo che gli argomenti trattati sono trattati in modo molto più... Ed è per questo che è sbagliato. Viscerale, molto più violento, cioè, molto più tu degradante. Puoi fare il genere trap parlando di cose un po' più elevate, di mi faccio la tua tipa, mi faccio... Mi spacco di cocaina e ti sparo da dietro. Cioè... e c'ho i soldi. Cioè, può essere qualcosa di un po' più elevato dal mio punto di vista, però... È più figo. No, ma sono d'accordo, Vale, perché è quella la cosa. Cioè, nel senso, io posso parlare di un ambiente in cui la gente si spara e vige la regola della giungla, eccetera, eccetera. Ma ne posso parlare o come quanto cazzo sono figo se ti sparo sulle nocche e sono tutti quanti degli sfigati quelli che non fanno così, oppure ne posso parlare in maniera critica della cosa. Cioè, parlo sempre della stessa cosa, ma in un caso mando un messaggio, nell'altro ne mando un altro. Cioè, mi sembra che il problema della trap è che per la maggior parte c'è una mitizzazione
della violenza, del bullismo, del farcela a costo di qualsiasi cosa e persona. Cioè, è quello il problema, secondo me. Perché se ne parlassero in maniera critica, penso che, anzi, credo che sarebbe figo. Esatto. Sarebbe figo. Quindi, ormai l'anticonformismo è andare contro queste cose, capito? Dovrebbe essere il contrario, però a quanto pare ormai siamo... Brava, Brenda, sì, perché la verità è che è un'esaltazione proprio per sé, perché in realtà non stanno facendo critica sociale di un cazzo, cioè, la verità è ciao, che... Zia. La verità è che probabilmente... No, ascolti la trap, zia, ti piace la trap, zia? Mettere un bavaglio... No, non mettere... No, io non sto dicendo... Ognuno può scrivere quello che vuole, io critico il pubblico che poi lo reputa figo. Vabbè. Ma il pubblico lo reputa figo non tanto per quello che dice. Perché poi ma senza le componenti. Oh, che figo, quello è stato però, in galera, quello è figo. Sì, ma perché è figo? Perché oltre ad avere un forte riscontro di popolarità sui social, ha anche un forte riscontro economico. Due variabili inscindibili. Certo. Perché se il personaggio fa queste cose, ma è morto di fame e non lo conosce nessuno, dici che è un coglione. La stessa cosa ha fatto Tantizio, pieno dei sordi. È super famoso, no, allora tu sei figo. L'essere figo è direttamente correlato a quello che praticamente sei come risultante. Comunque la cosa importante... La zia ha detto che non sa cosa sia. Brava zia, no, giusto, sì. Giusto. Sì, ma tu puoi ritenere fighi i personaggi di Tarantino, però converrai con me che c'è un diverso livello di medesimazione. Cioè, Tarantino... Sai che quelle cose non le fa realmente, cioè io, nel senso, se io sento un tizio che canta una canzone che parla della sua vita, sono molto più incline a pensare: ah, magari questa cosa mi è successa anche a me, quindi se avessi fatto quello che dice lui magari sarebbe andata meglio, ma la prossima volta magari lo faccio per vedere come va. Cioè, se vedo il film Tarantino, no, non penso voglio fare come non so, Brad Pitt in Bastardi senza gloria, cioè non è un ambiente simile, non è un personaggio a cui posso associarmi facilmente, cioè è diverso, no? Guarda, io vi dico anche sta cosa, cioè, no, che non c'è immedesimazione, il mondo è talmente scemo che quando è uscito Breaking Bad iniziava a girare davvero la droga blu. Perché? Per la serie. Cioè, questo è il mondo. Cioè, se anche una serie può fare una cosa del genere, siamo messi male. La gente sa comprare metanfetamina blu, figo. Va bene. Cioè, vabbè. Comunque no, la cosa importante di Lee e Baby, secondo me, che poi ne stiamo parlando adesso, per chi non conoscesse la storia, praticamente l'hanno condannato a 10 anni perché in una rissa tra un suo amico ed una guardia giurata, lui da dietro ha tirato una zaccagnata alla schiena della guardia giurata, ferita grave, nel senso che mo sta sulla sedia a rotelle questo tizio, vai giù. E il fatto che sì, aveva fatto tutte le storie tipo no, ha fatto che io vado in galera, ma tu adesso sei così, esatto, tutta la vita, canzone, vai giù, t'ho rovinato la vita, sono contento. Eccolo, sì, questo è, avrebbe pugnalato alle spalle la sua vittima, bla bla bla, che stava cercando di placare gli animi, la lesione a spina dorsale, bla bla bla. Dopo una prima sentenza, il trapper aveva deriso sui social: la guardia ti aspetto con ansia, giro blu, metti le gomme da pioggia. È questo un po' il problema, secondo me, la parte finale. Cioè, vabbè, lui è un po' strano, però. No, non è, cioè, no, è proprio è una cosa che in questo mondo, diciamo che ok, lui forse è peggio di altri, però c'è, è un problema che c'è. Però sì, il problema grosso secondo me è che questo ragazzo è la rappresentazione di come una degenerazione della trap, quindi non tutto il mondo trap, soprattutto italiano, porti alcuni ragazzi a voler dire: devo emulare questa tipologia di contenuto perché è un modo che io reputo, non voglio dire facile, ma nel quale posso permettermi il lusso, sento di essere a mio agio per diventare famoso, ricco, eccetera, eccetera. Quindi l'esasperazione dei contenuti e quella che è l'esasperazione del personaggio nella vita reale sono concatenate affinché poi la risultante sia successo, fama, soldi e gloria. Quindi il fatto che lui scrive cose del genere... Hai visto qua, gli ha scritto: ti aspetto con la Gigro Bo. Quindi il problema è questo, che effettivamente... Poi quando tu vedi gente che riesce ad avere successo attraverso questo... Cioè, la cosa che ha colpito tanto del dissing tra, diciamo, Tony F e Fedez è anche il fatto che
tra di loro c'è tutto un sottobosco di roba, tipo quello, se ci vai a parlare, non fare, diciamo, erbullo, no? Con la storia di quell'altro rapper, chi era, non mi ricordo come si chiama, quello di Bohem, quello che ha fatto la Bohem insieme a Fedez. Lazza, no? Quello far coatto perché Lazza non c'ha me dietro. Vedi che se fa me dietro gli fammo capire al galletto che non può di in giro, t'ammazzo, vai zitto, da due pizze, da coltello t'ammazzo, cioè... Capito? Poi si crea tutto questo sottobosco. Ripeto, cioè, se fosse fantasia totale, uno dice vabbè, ok. Però il problema è che se poi queste cose sono applicabili nella vita reale e succedono, è un problema. Ma sì, ma perché, come l'ho detto prima, cioè, quando poi esci dal personaggio della canzone, non combatti queste cose, ma continui a essere il personaggio di quella canzone nella vita di tutti i giorni. Cioè, comunque, secondo me, non è quello nemmeno il personaggio bene della canzone, eh. Cioè, non è la canzone che genera il personaggio, certo, è il personaggio che poi crea, cioè, grazie ma è all'essere un personaggio ovviamente. Ma vero, se dici questa cosa, la gente dice: ma tu che ne sai? Quindi, no, quindi io non la dico questa cosa, dico il contrario. Che comunque sia, anche se quello è della canzone è un personaggio, se poi tu continui a fare il personaggio fuori dalla canzone, il problema è evidente. E va bene, dai. Vedi, Livio, non saresti credibile se dici queste cose, cose del genere senza metterle in pratica. E quello è il problema. Cioè, io dico queste cose e devo, per essere credibile, devo fare. Ma siamo pazzi? Cioè, beh, cioè, senso, Tarantino non è che fa il film e dice poi lo devo fare per essere credibile. Se ti rendi conto che c'è una dinamica del genere, bisogna intervenire. La street credibility, sì. Esatto. Vabbè, sì, per no, forza. No, ma infatti, cioè, spero che non sia così. Va bene, va bene.